Ciao a tutti ragazzi, io sono Demes Io sono e Zion. lui è Zion, ovviamente sì, e bentornati a un nuovo episodio della nostra rubrica Redstone. Oggi, come vedete, ho il mio esperto a casa di Redstone personale. E come anche nello scorso episodio, se non capite niente qualcosa, mi raccomando, lasciatelo scritto nei commenti e lui risponderà per voi. Ma passiamo alla sigla. Ma noi non abbiamo sì. E partiamo immediatamente con il T-Flip-Flop. Oggi parleremo un bel po' di cose più complicate. Non flick-flock. Flick Flick-flock era flop, quello sì, dell'orologio. allora sì. Che sfigata. Anni 90, voi non sapete. Partiamo quindi, oggi parliamo di un bel po' di cose diverse, anche più complicate rispetto all'ultima volta. Allora, il T-flip flop in pratica funziona in questo modo. Così si accende e così si chiude. Così si accende, insomma, puoi aprirlo e chiuderlo da due parti diverse. Ma guardiamo il making of. Sì, nel video vedrete come si fa. Ovviamente ci sono due pistoni non sticky, normali, che praticamente permettono lo switching di un blocco che si trova sopra due torce di redstone che fanno in modo appunto che si accenda o spenga l'output. Quindi abbiamo la porta aperta o chiusa. Prego. Domanda. Perché non abbiamo messo le leve come in quello dello scorso episodio, ma abbiamo messo bottoni? Allora, ti dimostro subito che se io qui metto per esempio una leva, che cosa succede? E ho Do rotto anche il bottone. Non fa niente. Se io metto una leva al posto del bottone, succede che devo togliere potere alla leva perché altrimenti non posso usare l'altra. Quindi Ah, come se rimane schiacciato, insomma. esatto, Ok. rimane esattamente schiacciato. Quindi per utilizzarlo dovrei fare così all'infinito. Ok. È scomodo. È abbastanza scomodo. Invece, così col bottone posso, come era prima, posso farlo da qualsiasi punto perché il bottone fa, si clicca e si ritoglie, come potete vedere. Quindi, una volta che avete dato potere al bottone, ci sono due modi di fare questo T-flip-flop. Potete anche tenere spenta questa redstone e fare in modo che si accenda e si spenga da sola. Però è molto più lento rispetto alla versione con la torcia. Quindi, così facendo, vedete, dovete solo aspettare che si toglie il bottone. Passiamo alla seconda, al secondo circuito, Sì. Allora, il secondo circuito di oggi è un RS NOR latch, che sarebbe essenzialmente una cella di memoria. Ora, in Sezione. questo caso la cella è già attivata, quindi non posso fare niente. Per questo ci vuole un secondo input, tra virgolette, che sarebbe il reset, che premendolo fa in modo che la porta si chiuda. Quindi se io faccio il set, quindi un input, si apre la porta, reset e si chiude la porta. E qui ho fatto anche vedere che puoi avere due output diversi, quindi un output dal set e un output dal reset. Quindi effettivamente potresti avere due output diversi, quindi due input diversi. Insomma, è come se io schiaccio il primo bottone per entrare nella prima porta, ad esempio in un adventure, Sì. Devi clicco entro per passare dalla seconda, cliccare il un'altra. secondo Sì. pulsante, e poi mi si chiude quella prima e si apre quella dopo. Perfetto. Esattamente. Questo sembra molto più semplice. Sì. E adesso? Passiamo a un'applicazione più difficile di appunto quello che abbiamo appunto Il visto. muro inganna, perché se vediamo il muro sono Sono quattro 5 bottoni più bottoni in teoria, 5. esatto. Ok. Dietro c'è un bordello, ragazzi. Allora, come prima, allora, blu sono gli input e il verde è il nostro reset. Qui dietro questo muro ci sono quattro RS NOR latch che servono a far accendere questa luce, che ovviamente potrebbe essere un output qualsiasi. Quindi, per esempio, in un adventure map potrebbe essere clicca questi bottoni in una determinata sequenza per far sì che non esplode, per esempio, una bomba, una cosa del genere. Insomma, se siete dei geni malvagi, poi fate voi. La combinazione in questo caso è questo, questo
è questo e si accende. Ok. Che sarebbe Semplice, no? successo se sbagliavo? Visto che l'ho fatto io. Scoppiava? No, avrei fatto una figura di me. Comunque. Probabilmente. Allora, se io però, per esempio, invece di avere l'output qui, lo avevo invisibile, quindi non sapevo se l'output era giusto o vero, non avrei avuto modo di sapere cosa era successo. Tant'è vero che se io, per esempio, andavo avanti con la combinazione, si spegneva, quindi nel momento in cui sbagli a premere il bottone È la fine. è la fine. Quindi l'unico, più che combinazione qua però dovrei dire che io i bottoni li posso cliccare in qualsiasi combinazione diversa, quindi potrei anche cliccare questo, questo e poi questo, si accenderà comunque. La combinazione Non importa l'ordine, insomma. esatto, si intende che devono essere accesi 1, 2 e 3. Adesso vi faccio vedere, mentre ovviamente stavo parlando, vi faccio vedere cosa c'è dietro tutto questo. Chiaramente adesso loro vedranno Sì, il il making bordello che, of. esatto, che si è fatto per... La prima domanda che ci sorge spontanea, anzi la prima domanda che gli ho fatto proprio subito dopo che l'ha fatto è: ma se io avessi voluto cambiare i bottoni da premere, come avrei potuto fare? Allora, nella sezione magenta del circuito, che probabilmente vedrete tra un po', io metto delle redstone torch. Se io cambio la redstone torch, cambiando così, posso fare in modo L'ho che rifatto cosa uguale. si fa? Devi Che per esempio adesso premere solo giusto due bottoni, se ho due capito bottoni, bene. Quei due che sono il più esterno a il destra e più quello esterno a esterno a destra e il più sinistra. esterno a sinistra. Esattamente. E altrimenti ovviamente bloccate di nuovo e dovete fare il reset. E il reset, che sarebbe la parte verde, è questo simpatico circuito qui sopra. Ora, questo qui sotto in giallo è la parte di RS NOR latch, quindi che avete fatto, che ho già visualizzato prima, solo in un modo molto più compatto, tra virgolette, perché altrimenti avrei dovuto avere più spazio tra i diversi input. Invece, facendo così, sono salito in verticale che in orizzontale, insomma. Quando mi ha detto infatti che era lo stesso circuito di prima, non, Non ci no, non ci sarei mai credevi. arrivato, sinceramente. Ok. Quindi, praticamente, cosa succede nel momento in cui voi resettate? Se ci riusciamo. Sì. Se io, per esempio, setto soltanto il primo, vedete che qui questa sarà accesa. Ed è questo quello che fa l'RS NOR latch, ovvero è una cella di memoria, si ricorda dove è stato acceso e quindi serve il reset per farlo spegnere. E ora passiamo all'ultima, ma non meno importante, delle nostre cose. Questa forse è una delle poche cose che può essere, a parte vabbè, lo lucchetto a combinazione, ma quello ovviamente in un server vi occupa 30 metri di casa, come potete vedere, quindi non è molto semplice da installare, mentre questo è molto più semplice da installare e il funzionamento è anche più carino, perché Soggettivamente. a me piace di più questo. Ok. Allora, come potete vedere nella mia barra ho diversi dischi. È la mia barra, il PC è mio. Sì, effettivamente. Nella barra comunque ci sono diversi dischi. Ok, e i dischi fanno in modo che si accenda questo. Io ovviamente so già quale fa accendere, e quindi lo metto subito Non e è ce che l'ho ci già azzecchi. dentro. Ah, No, ce l'ho già ok. dentro. Infatti era già acceso, notate. Eh sì, Primo infatti. fail, vabbè, non fa niente. Ok. E praticamente si accende la lucetta, essendoci il disco giusto. Ma passiamo alle immagini. Sì. Allora, il funzionamento sarebbe questo. Ogni disco ha una diversa durata di redstone. Per esempio, il primo disco, che è il 13 come Cosa che io nome, non sapevo, devo essere e onesto. non è una cosa che sanno molte persone, ha dietro un comparatore, perché qui c'è un comparatore, ha un valore di redstone di solo 1. Il secondo disco, cat, gatto, se l'avete in inglese, se l'avete in italiano, ha un valore di 2. E così, E così via. diciamo, vince. Questo particolare circuito si accende solo ed esclusivamente nel caso abbiamo il numero 4 del disco, che in questo caso è chirp. Quindi Chirp sta per?
ti metto in difficoltà. Bam! Quindi col cinguettio praticamente avete, non diciamo cinguettio, con chirp avete la soluzione vera, quindi tutto questo si risolve in vero. Ma chiaramente la domanda falla fare a me, sì, non fartela da solo e non rispondere solo. Ok. Perché io avevo già intuito la risposta, ma gliela facciamo lo stesso per voi. Se io volessi cambiare disco da mettere, quindi se io volessi invece che mettere il quarto disco, bensì magari il terzo o il sesto, così via, o magari il primo, come faccio? Allora, la risposta è semplice, ovvero mettere il circuito qui, per esempio, mettendo... Che la vostra risposta, sì, cioè, come se... ve lo sto facendo vedere direttamente. Se io volessi far sì in modo che sia cat a far aprire la porta o avere l'output, gatto, sì, mettete il redstone qui e lasciate il circuito, insomma, che c'è e di lasciate là. Uno di spazio, un blocco di spazio, e mettere il redstone torch dopo. In modo che, ovviamente qui tutto fatto al contrario, quindi questo così, e qui dovrei riprendere i blocchi, dovete prendere questa porta e metterla di là. Spostarlo in base al... Spostarlo, insomma, esatto, quindi o più giù o più su. Basta il disco che volete. Lasciando proprio, rimettendolo come prima, lasciando proprio questo tipo di spazi, perché se mettete qui... il redstone repeater più dietro, il ripetitore più dietro, fate in modo che questo si attiva e quindi non si accenderebbe più, quindi ci deve essere esattamente questo spazio così. E cosa da aggiungere è che, ovviamente, questo forse ve lo faccio vedere in un prossimo episodio, potete fare una combinazione di più dischi da mettere, quindi mettendo più porte E in serie, facendo in modo che, per esempio, vi serva questo disco in determinati posti, quindi magari mettere tre jukebox in fila e devono andare tutti in quell'ordine. Passiamo ai saluti. Sì. Ovviamente, come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un like, soprattutto commentate, perché le critiche sono importantissime. Sia in bene che in male, le critiche ci fanno crescere. Quindi se, per esempio, non volete vedere più la mia faccia, dite, guarda, fai schifo, togliti, metto una maschera, no? Qualcosa di... Già. O se non volete più vedere la sua faccia. Non è possibile. Comunque, per maggiori update, mi raccomando, iscrivetevi. E sì, da sì. Zion e Demes è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Sì, dobbiamo dirlo a Jacopo che non la faremo la calcolatrice.